Buongiorno e benvenuti ai Due Giochiamo dalla vostra scrittrice del cuore chiaro e da Jackie il Rosso! Oh, ma io vedo qualcuno che tira fuori la linguaccia. Ma è Einstein! È Einstein, il genio matematico! Ah, se tira lui fuori la linguaccia, lo possiamo fare anche noi. Perché sapete, bambini, certe volte tirare fuori la lingua favorisce la concentrazione. Per esempio, quando studiate, state facendo dei calcoli, qualcosa di impegnativo. Ma voi non tirate un po' fuori la linguetta? Così? Io penso di sì. E chissà cosa fa il nostro amico Jack. Mi piace tanto fare le linguacce, mi piace tanto. E lo faccio tanto ai virus. Quando passano i virus o i batteri cattivi, io faccio la linguaccia. E anche a tutti quelli che hanno la lingua troppo lunga. Come ci si saluta in Tibet? Non si fa ciao, ma si tira fuori la lingua. Un bel paese. E vi dirò alcuni detti sulla lingua. Cosa vuol dire, per esempio, avere la lingua lunga? Che la lingua è lunghissima? No, vuol dire che si parla troppo, un po' a sproposito. E altre curiosità sulla lingua? Ce l'ho proprio qui, sulla punta della lingua. Ma perché ho dei brufoletti? No, perché vuol dire che è una cosa che so, ma che mi deve arrivare e tornare in mente. Ma attenzione a quei tipi che hanno la lingua biforcuta come serpentelli, perché spargono veleni e pettegolezzi. Ma queste sono tutte cose buffe, divertenti sulla lingua. A Gigi Grosso, il nostro medico dell'osso, insieme a Jack, vi racconteranno cosa, le funzioni della lingua, a cosa serve e tante altre cose molto curiose. Ascoltiamoli. Jack. Ah, io invece ho la lingua sciolta! E chi mi piace parlare tanto? E poi, io dico la verità! Non ho proprio peli sulla lingua io! E anche Gigi Grosso, il nostro medico dell'osso, che oggi ci racconterà proprio tante cose sulla lingua. E sapete perché la lingua mi piace tanto? Lo sapete? Perché è il mio colore preferito, rossa! Ciao bambini! Ciao Jack! Ciao carissimi bambini, ed eccoci nella nostra rubrica, quella di Jack e quella mia, dove parliamo della linguaccia. Anche in una maniera un po' più scientifica, vero Jack? Certo, sei il medico dell'osso! Sì, perché Chiara ci fa divertire con le sue cose, però è importante anche che i bambini sappiano questa lingua come è fatta dal punto di vista scientifico. Certo, la prima cosa, ma Jack, dove si trova questa lingua? In mezzo alla bocca! Bravo, bravo Jack, si trova in mezzo alla bocca, quella che in gergo tecnico o medico viene chiamato il cavo orale. Cavo come una grotta? Sì, il cavo orofaringeo. Sapete, bambini, in medicina si usano tanti nomi così strani. Difficili! Comunque, com'è fatta, Jack, questa lingua? Può essere tonda, appuntita. Però da che cosa è fatta? È fatta da muscoli. Muscolosa! Sì, è fatta dai muscoli. Muscoli e qui sopra è ricoperta da una mucosa. E questi muscoli, Jack, dove si attaccano? Dimmelo tu! Allora, si attaccano nella parte anteriore, nella mandibola. Questa, vedete, bambini, questa qui è la mandibola, vedi Jack, questa è la mandibola, questa qua, mentre quella che sta sopra, questa parte qui, è la mascella, va bene? Quindi questa è la mandibola, bambini, e questa è la mascella. Si apre la bocca, vedete la lingua?
Ma c'è il linguaggio, Jack, guarda. Ora, cari bambini, questa lingua ha un corpo che si muove, vedete? Un corpo che si muove e poi c'ha una radice. Questa radice, come quella dei fiori, più o meno, Jack, è legata a un altro osso che si trova qui, a livello della base del collo. Questo è l'osso ioide, che ha forma di parolona. Sì, è un osso che è isolato, Jack, è collegato agli altri solamente dai muscoli. E questo osso ioide qui è collegata alla lingua. Allora, che cos'è che fa poi percepire il gusto delle cose, il sapore delle cose? Sono le papille gustative. È la papilla! Che sono tutte lì spalmate sopra il dorso della lingua, questo, cioè. Che bella, ragazzi, lingua! Vedete quante linguacce sta facendo Gigi Grosso? E Jack, sai, ci sono 10.000 papille gustative. Che restano lì fino a 50 anni. Poi dai 50 anni poi cominciano a diminuire. E sentiamo meno il gusto? E più o meno sì, Jack. Però durante il corso della vita, ogni 2 settimane queste papille si rigenerano. Cioè muoiono le vecchie e si rigenerano le nuove. Le pulizie di casa! Sì. E poi, Jack, un'altra cosa che ti voglio dire. Ma secondo te, Jack, quanto è lunga una lingua? Non lo so, dimmelo tu! Beh, Jack, c'è una differenza tra i maschietti e le femminucce. Qual è? Perché nei maschietti, cari bambini, sapete, è lunga più o meno tra gli 8 e i 9 centimetri. Oh. Mentre nelle femminucce tra i 7 e gli 8 centimetri. Allora siete voi che avete la lingua lunga. Sì. Sai, Jack, ti volevo dire un'altra cosa. Dimmi. Ci stanno degli esseri umani che hanno una lingua così lunga che arriva fino a 10, 11 centimetri. Oh, sono dei formichieri! Caro Jack, senti, poi ti volevo dire un'altra cosa. Questa bella lingua che noi teniamo, lo sai a quante altre cose può servire? Dicelo tu! A parlare, a cantare! Allora, esatto, perché aiuta nella produzione del suono e quindi della parola e quindi quando le nostre corde vocali, perché bambini, sono le corde vocali che emettono il suono delle parole, la lingua aiuta questo suono a modularlo in una maniera molto più graziosa, garbata, e quindi c'è una profondità, c'è una superficialità, c'è un'acutezza, diciamo, no? Per cui la lingua è importante in questo. E poi abbiamo detto che ci sono le papille gustative, ma sapete, bambini, sono 5 i gusti che vengono percepiti dalla lingua. C'è? Allora, sono il dolce. Che buono, come le frutta. E sai le papille dove si trovano le papille del dolce, Jack? Dove? Proprio sulla punta della lingua. Ce l'ho proprio sulla punta della lingua. Sì. Poi ci sono le papille che percepiscono l'amaro, cari bambini. Le papille che percepiscono il salato. Le papille che percepiscono l'acido. E poi le papille che percepiscono, attenzione, l'umami. E cos'è l'umami? L'umami è quella parte, diciamo, della percezione della lingua che fa un po' assaporare le cose e percepisce una particolare sostanza che è il glutammato, presente in tanti cibi, per esempio nella carne, nel pesce, nel formaggio. Ecco, questi cibi qui, questi alimenti qui, hanno una particolare sostanza che viene percepito da queste papille e ci dà quel sapore particolare. Ma allora, però oltre al sapore, tu dicevi che si canta con la lingua. Si canta anche con la lingua, perché la lingua, caro Jack, è talmente... Lo sai che il muscolo più veloce del nostro corpo qual è? È la lingua! Sì, pensa, Jack, che la lingua riesce a fare da 0 a 1 minuto 100 km all'ora. E allora cantiamo molto, 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 molto velocemente, ti senti in vena? Sì, dai! Ma molto veloce, però! Dai, bambini, forza! Veloce, veloce, ti sentiamo in vena! Ci sentiamo in vena!
Bene, ciao bambini! Sono Jack il Rosso! Per il corpo vado a spasso! E l'ossigeno trasporto? Che fa bene, sono certo! È indispensabile e prezioso! E io non sto mai a riposo! Sono in circolo! Eccoci qui nella rubrica perché con tante vostre domande a Gigi Grosso. Allora. Gigi, ascolta. Ciao. Chiede Alice, una bellissima bimba con i puntini sul naso, chiede, ma perché? Perché la lingua può cambiare di colore ogni tanto e anche gialla o bianca? Perché? Che bella questa domanda, Jack! È interessantissimo, Jack. Questo ci fa capire come la lingua è veramente un segnale del nostro corpo, se noi stiamo bene, se noi abbiamo qualche malattia, se noi abbiamo dei disturbi gastrointestinali. Ci sono tante malattie del nostro corpo che possono essere smascherate dal colore della lingua. Per esempio, Jack, tu hai detto la lingua che diventa gialla, no? Sì! Ecco, allora se la lingua diventa gialla, significa che ci sta il paziente che ha la lingua gialla, c'ha un problema di sofferenza epatica. Al fegato dice, vuol dire! Sì. Mentre se invece la lingua è bianca, è biancastra, può dipendere o dal fatto che è molto secca e quindi si beve poco, no? Bisogna bere tanto, bambini! Esattamente. Oppure, se invece è bianca perché ci sono delle macchie bianche sulla lingua, allora significa che la lingua si è ammalata e c'è una patologia della lingua. Cieca. Adesso ti dico un'altra parola. Dimmi! Si chiama leucoplachia. Una parolona non poteva mancare. Eh sì. Poi, Jack, un'altra cosa. Se per esempio la lingua è rossa, anche questo non va bene, perché significa che il nostro organismo sta avendo dei disturbi gastrointestinali e anche di quella che è la funzione globale del nostro sistema immunocompetente. Insomma, avete un po' di mal di pancia. Senti, Gigi, ma se ti viene l'acquolina in bocca, cosa vuol dire? Se mi viene l'acquolina in bocca, significa che una parte del nostro cervello ha visto qualche cosa di estremamente appetitoso. Esattamente. E quindi cosa succede? Manda gli impulsi alle nostre ghiandole salivari, che è un'altra, diciamo, zona che si trova qui a livello del nostro cavo orofaringeo, quindi la nostra bocca. Sono delle ghiandole che producono la saliva, che ecco, è una componente importante della nostra lingua, Jack, perché prima non l'abbiamo detto. È vero, ma perché dovevi aspettare la mia domanda? Sì, è vero, perché la saliva, Jack, è importantissima, che è prodotta dalle ghiandole salivari, è importantissima prima di tutto perché è da lì che comincia la prima fase digestiva. Già noi appena guardiamo un cibo che ci è appetitoso e lo vogliamo mangiare, subito il nostro cervello stimola le ghiandole salivari a produrre la saliva. La saliva, oltre che a iniziare il processo digestivo, ci dà anche un aiuto nel percepire i sapori. Poi devi considerare che la saliva è composta dal 95-97% di acqua, ma dentro ci sono delle proteine che agiscono
dando un maggior contributo alla percezione del sapore del cibo che stiamo mangiando. Allora è importante. Avete visto, bambini? Tutto e importante. Ora ti faccio io la mia solita domanda. Ah, sì. Chissà se la sai. Sentiamo, gioco, sentiamo. Perché le linguacce non piacciono andare dal parrucchiere? Perché non vanno dal parrucchiere? Perché hanno paura di farsi male. Ci sei quasi pochino. Ah sì? E di sì, che cosa è, Jack? Non perché lo so. Hanno paura che gli tolgano i peli della lingua! È bella questa, Jack! Dai, Jack, ciao. Senti, io vorrei insieme a te salutare tutti i bambini che ci hanno seguiti per queste 20 puntate. Bambini, sì, tanto. Bambini, poi vi salutiamo ancora meglio. Adesso vi saluta Gigi Grosso, il nostro medico, sì, dell'osso, che ci ha aiutato molto a capire, cari bambini, il nostro corpo umano. Io vi ringrazio per tutte le domande che mi avete fatto, vi ringrazio per averci seguito e sono così felice di stare con voi che io mi impegno sin da adesso ad essere con voi anche la prossima volta che comincia una nuova stagione di Edugiochiamo. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi abbiamo una sorpresa per voi bambini. Abbiamo la nostra amica Daniela, lei sì che sa parlare e ha la lingua sciolta, perché ci parlerà di teatro a misura di bambino. Ma prima abbiamo il nostro mago Magozzo che ci farà la sua magia. Eccoli qua, i libri per le vacanze, i consigli di Nati per leggere, Martina e i bulli e gli gnomi e Alice nel pianeta delle meraviglie. Bambini, ricordatevi che leggere è bello. Scusa. E fa bene al cervello. E cosa ci dice il nostro mago Magozzo? Ciao, Chiara! Ciao a tutti i bambini! Senti, Chiara. Ma oggi la nostra ultima puntata? Eh sì, non volevo dirlo, volevo dire dopo, ma tu mi hai anticipato. Adesso è la nostra 20ª puntata. E siamo stati con i bambini per tutta la stagione, per 5 mesi. Ci rivedremo poi a settembre con... Dai! Novità! Allora vi preparo. C'ho in testa tante sorprese per i bambini. Tantissime sorprese, anche tante sorprese di Jackie Rose. Sì, ma adesso veniamo a noi. E Daniela ci racconterà i pettegolezzi di una mia vecchia amica. E chi è? La bella addormentata nel bosco. Non vedo l'ora di vederla. Adesso faccio la magia. Abracadabra. Ciao bambini di Edu Giochiamo e grazie a Mago Magozzo che mi ha fatto apparire. A proposito, Mago, che voce? Caramellina per la gola? Dunque, se il mago mi ha fatto apparire, forse dovevo dirvi qualcosa. Ma cosa? Ah, sapete che differenza c'è tra una storia che leggete in un libro e una storia che andate a vedere a teatro? Beh, intanto la trama può essere proprio la stessa, identica. Prendiamo una storia che conosciamo tutti, per esempio La bella addormentata nel bosco, che è una fiaba antichissima. Nel libro, lo sapete già, comincerete ad aprire le pagine, a sfogliarle, a guardare, leggere le parole, pensare con la testa, immaginare, anche guardando le illustrazioni, magari comodamente seduti sul divano o su una bella poltrona. Se invece vogliamo realizzare uno spettacolo teatrale, una messa in scena, i personaggi dovranno uscire dalle pagine di carta e diventare personaggi in carne e ossa. Ecco, per esempio, se nella nostra storia c'è una principessa. Ma non sono bionde le principesse? Manco per niente.
E poi avevo solo questa parrucca. La regina. Il re. Il re arriva dopo, sta parcheggiando il cavallo. Una delle fate buone. Io le dono una voce per cantare. La 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 la. No, forse è meglio un altro dono. Quella cattiva che lancia la maledizione. Quando compirà 16 anni, si pungerà con un fuso e morirà. Allora no, stiamo calmi, ammorbidiamo un po'. Non morirà, ma si addormenterà profondamente per 100 anni. 100. E poi verrà risvegliata dal bacio di un principe azzurro. Più di questo non posso fare. Proviamo a leggere un pezzetto nel libro. La principessa non aveva mai visto prima un fuso e distrattamente, nel provare a usarlo, si punse e cadde immediatamente a terra. La regina cercò disperatamente di farla rialzare, ma niente. La principessa si era addormentata profondamente, forse per sempre. E ora mettiamolo in scena. Cos'è questo? Fuso? Figlia adorata, no! Voglio anch'io dormire 100 anni con te e anche tutta la corte si addormenterà. Sono già passati 100 anni, ma come vola il tempo! Ma il principe dov'è? Silenzio, per favore! Mi fate dormire in santa pace! Quando leggi una storia in un libro, puoi provare anche tu a metterla in scena. Magari con le tue sorelle, i fratelli, le amiche, gli amici, sarà un gioco molto divertente. Ancora meglio se hai a disposizione qualche costume o alcuni oggetti, un mantello, uno scettro, una corona, un cappello, un paio di occhiali strani. Puoi anche crearli tu, magari con la carta, con il cartoncino, oppure usando vecchi abiti che trovi in casa. Un'altra idea per il tuo gioco del teatro è costruire delle marionette. Non è difficile, queste qui sono fatte con i mestoli di legno, le cucchiarelle. Ciao, ciao! Allora, non è un bellissimo gioco quello del teatro? Puoi provare anche tu e chissà cosa uscirà fuori, magari qualcosa di molto divertente. Scusate, ora vado a svegliare la principessa che se aspettiamo il principe. Ciao, ciao. 3. Mi ha fatto tanto ridere, Daniela, ma tanto tanto. E a proposito di dormire, sapete cosa fa un'insalata addormentata? Lo sai, Magoz? Non lo sa. Non lo so, non lo sa. Un'insalata addormentata russa! E ora c'è la lettura della mia amata fata Colibrotta. Zia fata Colibrotta! Ehi, mi avete cercata? Zia fata Colibrotta, finalmente ecco. Sei con noi! La vocina di Jack, il caro Jack, eccomi qua. Sapete, i bambini mi hanno chiesto di leggere ancora di quelle filastrocche di Rodari che la volta scorsa abbiamo visto da Il gioco dei sì che Colibri ha prodotto con Artem, con una mostra che ha girato l'Italia, tutta in omaggio al grande e favoloso Gianni Rodari. Quanto ci piace Gianni Rodari! Sì, e allora io oggi vi proporrei di leggere altre filastrocche, ma a partire da una a cui tengo molto, sapete bambini, perché riguarda da vicino voi e il vostro futuro. Voglio sentirla subito! Si intitola Il nome.
Sentite. E adesso che sai fare il tuo nome in bella scrittura, non avere premura di metterlo dappertutto. Non graffiarlo col carbone, col mattone, sui muri delle scale, sugli alberi del viale, sui chiusini, sui busti dei letterati e patrioti che fanno la guardia ai giardini, con le barbe di marmo e gli occhi vuoti. Soldati e scolari in libera uscita si firmano sulla spada di Garibaldi, sul cavallo di Anita. Tu non lo fare. Il nome è una moneta preziosa. Per le cose da poco non la spendere. Per oro e per argento non la vendere. Tienila sempre da conto, ma per le cose grandi a gettarla sii pronto. Che bella! Ed è anche educativa per i nostri bimbi! Ma direi proprio di sì. Comunque Rodari si divertiva un mondo e si è divertita ancora di più Giorgia Azzeni a illustrare questa filastrocca che vi ho letto. Eccola qua, la filastrocca ha il nome, guardate quant'è carina. Carina! Anche lei ha la giacchina e le scarpe rosse! E lei ha scelto, e adesso che sai il tuo nome, fare in bella scrittura, non avere premura di metterlo dappertutto. E qua c'è una bambina terribile e capricciosa, no? Che ce la dice lunga su questa bella filastrocca. Ma vorrei leggervene altre due molto carine. Posso? Sì, siamo tutti orecchi, zia Fata Colibrotta! Ehi, allora, ascoltate, bambini. Queste altre due filastrocche si intitolano Sospiri e Un Duomo di Como. Bambini, abbiamo fatto una bellissima stagione insieme, abbiamo avuto tante domande, ci avete scritto, continuate a scriverci a edugiochiamo.it, andateci a guardare, guardateci su internet, perché tutte queste 20 puntate sono su internet, sull'internet di Edugiochiamo, di Canale Istituzioni, sul mio canale, su quello di Gigi Grosso, e siamo dappertutto! Continuate a leggere e ballate, ballate, ballate. E che cosa balliamo? Balliamo Ci senti in vena? E troveremo di nuovo, ci ritroveremo fra qualche mese all'apertura delle scuole con tante novità, con tante curiosità, con nuove immagini, nuove storie. E mi raccomando, continuate a leggere. Leggete, 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 perché leggere è bello e fa bene al cervello. E vi salutiamo con Gigi Grosso, vi salutiamo con Magoz, con Jackie Rosso, con la Fata Colibrotta, con tutti i nostri amici che ci hanno accompagnato fin qua. Un bacio. Ciao!